Siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Bartolomeo Apostolo, di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo, perché il nome, diciamo, personale di Bartolomeo, Bartolomeo era il soprannome, era appunto Natanaele. Natanaele, che in ebraico significa letteralmente dono di Dio, e da quello che capiamo da questo contesto, ma anche dalla tradizione, Natanaele era tra i più anziani del gruppo apostolico, un israelita osservante tutto di un pezzo, quindi un vero figlio di Israele, non come erano, insomma, gli scribi e farisei, uno che aveva veramente vissuto con fedeltà la fede israelitica, che era quella corretta, diciamo l'unica santa, fino a quando Gesù poi non ha inaugurato la nuova alleanza. E ha questo incontro con Gesù dove lui è colpito dal fatto che Gesù conosceva il suo cuore e la sua storia prima ancora di averlo conosciuto di persona, quindi subito capisce che si trova dinanzi al figlio di Dio. Abbiamo sentito esclamarlo: Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei re di Israele. Dopo la risurrezione e ascensione di Gesù si narra che San Bartolomeo Apostolo abbia predicato in Oriente, e prima in India e poi in Armenia, dove ha conosciuto quel martirio molto brutto, non so se sapete, di cui abbiamo un quadro qui nella cappella a lui dedicata lì, e il quadro, la tela proprio sopra l'altare, è proprio il martirio di San Bartolomeo. San Bartolomeo è stato, come preferite, scorticato o spogliato vivo, e è stato poi finito con la decapitazione. Sapete che il corpo di San Bartolomeo, che non sapessi, si venera a Roma, nell'isola Tiberina, nella famosa isola Tiberina, c'è una bellissima chiesa a lui dedicata, dove sono custodite le sue spoglie mortali. Come nella festa di ogni apostolo, come nella liturgia della Chiesa ci ha ricordato, oggi noi festeggiamo la Chiesa apostolica. La festa degli apostoli sono molto importantissime. Abbiamo sentito nella prima lettura, quando viene mostrata la fidanzata, la sposa dell'agnello, cioè la bellezza della Chiesa così com'è, sentire che questa fidanzata abita in una città da cui si entra attraverso 12 porte. Le 12 porte sono chiaramente i nomi degli apostoli dell'agnello, che sono appunto, li sentiremo nominare tutti quanti stasera durante la preghiera eucaristica: Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo, Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, e poi ci sarebbe stato Giuda, di Giuda preso il posto Mattia, perché sappiamo che già tra i 12 apostoli c'era disgraziatamente la mela marcia. Allora, noi dobbiamo sempre ricordare che la Chiesa di Cristo, che è una sola, diciamo nel credo che è una sola santa, è cattolica ed è apostolica, cioè la Chiesa di oggi è la stessa che c'era ai tempi dei 12 apostoli. Chi ce lo garantisce questo? Ce la garantisce quella che si chiama la successione apostolica, cioè i 12 apostoli, quando andavano in giro a predicare, lasciavano nelle chiese che fondavano un loro collaboratore, un loro rappresentante, cioè un vescovo. Se uno va a vedere gli elenchi, che erano già diffusi nel terzo o quarto secolo, in ogni chiesa antica, in quelle grandi sedi, non lo so, Antiochia, Efeso, Alessandria, allora c'erano tutti quanti i nomi, cioè dal quarto secolo, iniziare indietro fino a un apostolo, o un apostolo o uno stretto collaboratore, come deve essere Barnaba, come deve essere San Paolo, o cose di questo genere. Come facciamo noi a essere sicuri che siamo legati alla stessa chiesa degli apostoli? Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica: mantenendo la comunione gerarchica con il Papa e con i vescovi tutti insieme, e il nostro vescovo in particolare. Voi avete fatto caso, quando io celebro la messa, a un certo punto della preghiera eucaristica dico sempre: in comunione con il nostro Papa Francesco, Benedetto, Nicola, non fa niente che sia, ecco, e con il nostro vescovo, io fino a mo' non passati due, Giuseppe e Mariano, d'accordo? Che sia Giuseppe, che sia Mariano, che sia il successore di Mariano, non fa niente. Capite? Perché l'ufficio di queste due funzioni ecclesiastiche, quindi il successore di Pietro e il successore dell'Apostolo, garantisce la continuità della Chiesa di oggi con la Chiesa degli Apostoli. Perché non ci sono tante chiese, anche se adesso i cristiani purtroppo disgraziatamente sono divisi, la Chiesa di Cristo è e rimane una sola, e soltanto dove si trovano queste quattro caratteristiche, quindi una, santa, cattolica e apostolica, tu puoi stare sicuro
nonostante a volte l'inadeguatezza delle persone, i peccati di alcune figlie della Chiesa, ma tu stai nella stessa Chiesa che ha fondato nostro Signore, quindi che è da Lui protetta, difesa e garantita, ripeto, nonostante le miserie e le inadeguatezze, purtroppo non sempre frequenti, di alcuni suoi membri e purtroppo anche di alcuni a volte suoi rappresentanti, uomini pubblici. Quindi, come in ogni festa, noi oggi rinnoviamo al Signore il nostro grazie per il dono della Chiesa, la nostra gioia di essere figli della Chiesa e in comunione con la stessa Chiesa fondata da Cristo, che è retta dal successore di Pietro, in comune con i successori degli Apostoli. E chiediamo a Maria Santissima che sempre non faccia mancare la sua protezione sulla Chiesa e che nei nostri cuori istinti sempre un grande amore alla Chiesa di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria.